per tutta Monnezza. Ah, tutta Monnezza, c'è qualche ferro? C'ho niente io. Prendere ferro e prendere cose per il mercatino, tutte quelle cose che si trovano, oggetti, video, radio, vestiti, scarpe, orologi vecchi, telefonini vecchi, tutto quello che si è spaccato, che le persone buttano via. Quanto ferro, ancora un altro. Io ho 15 anni che lavoro sui mercatini e su ferro anche 30 anni. Raccogliamo le cose usate, quelle che buttano nel sacconetto e vendiamo questi mercatini, poi quando ce ne abbiamo questi mercatini aperti e quando non ce abbiamo noi comunque lo facciamo abusivo, ma però abusivo sai come abusivo è un casino, ma però abusivo lo facciamo perché le persone devono vivere, devono tenere i suoi figli. Come fanno a tenere i suoi figli se non c'hanno lavoro? Li prendo, sono belli, posso venderli al mercato, no? Perché no, scusa, perché vedi c'è sta sempre qualche donna che le piace, no? 3 euro diciamo, 2, 5 e 3, 10 euro, no? Questo 5, quello 15 euro, quello sono soldini, 15 euro, io per 15 euro tutto il giorno mangio. Questo è bello, un capottino bello. Vedete come siamo qua, sulla terra. Fra un po' dobbiamo scavare tutti quanti via. Perché vengono i vigili e ci cacciano via. Le persone devono scappare via. Perché non è vero che i rom non vogliono lavorare. I rom vogliono lavorare. Ecco, vedi come qua lavorano. Non so per quale motivo non li fanno aprire questi mercatini, per quale motivo non li lasciano in pace che fanno vendere. Per aprire un mercatino ci vuole 2 anni. Ma per chiuderlo 5 minuti.
Se si cazza un vigile normale, subito lo chiude. Scrive un articolo e ciao bello.